Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere ed oggi iniziamo nel bel mezzo di una battaglia perché mentre stavo andando a prendere appunto a posizionarmi per catturare Cobalion, Terrakion e Virizion, i tre moschettieri che cattureremo in questo video, ho trovato uno shiny. Ho trovato Dirling Shiny e quindi ho detto no, aspettate. Fatemi iniziare a registrare l'episodio da qui, così almeno iniziamo subito con uno shiny, vediamo di riuscire a catturarlo. Tra l'altro, a momenti non avrei nemmeno scambiato per uno shiny se non fosse stato per l'effetto appunto di lucentezza che appare quando spawna il Pokémon e per la stellina di fianco alla abilità, perché di Dirling rosa ce ne sono tanti. L'unica cosa shiny è quel ciuffetto, mi sembra, no? Il ciuffetto così fucsia. Beh, diciamo che a questo punto direi di andare a catturarlo. E nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se state gradendo la serie, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi di Cobalion, Virizion e Terrakion. E facendomi ovviamente sapere chi è il vostro preferito tra i tre. Io rivelerò il mio preferito alla fine del video, quando avremo catturati tutti e tre. E iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi caricamenti, oltre che condividere questo video con tutte le persone che potrebbero essere interessate ad un videogioco di questo tipo. Come vedete, stavo andando da qui, adesso vi faccio vedere la mappa. Bag, no, volo, scusatemi, devo fare. Ecco qui. Siamo andati proprio qui, a Drift Vale City, e siamo usciti ad ovest lungo il percorso 6. Perché qui ci sarà una bella cavernetta in cui andare a prenderci il nostro Terrakion. Ok, bisogna salire attraverso tutta questa erba alta che ci ha regalato uno shiny, quindi non la disdegnerei. Ecco qui uno Shelmet, qui vi ricordate abbiamo catturato Shelmet, abbiamo catturato Karrablast in questa zona, eravamo saliti e poi eravamo arrivati di qua e qui c'era il tipo che ci bloccava. Quindi, prepariamoci. Contro Terrakion, no, qui forse c'è Cobalion, quindi qui la paralisi dovrebbe andare bene. Per Cobalion e per Terrakion vi consiglio le Heavy Ball perché sono pesanti come Pokémon. Mentre per Virizion, che non è molto pesante, dovrebbero andare bene le Fast Ball perché è comunque veloce. Quindi, detto ciò, entriamo. Ok, qui c'è Cobalion, quindi salviamo. Salviamo anche per il fatto di aver trovato uno Shiny. Primo Shiny di questo Let's Play, effettivamente. Primo Shiny che si trova a caso, non contando gli Shiny tipo Gyarados rosso che sono programmati. Allora, andiamo. Andiamo contro Cobalion. È a livello 50, quindi ho preferito prima perché questi tecnicamente si sbloccano subito dopo l'ottava palestra. Quindi una volta battuta Veglia o Roxy, che dir si voglia, potete andare a catturare questi tre moschettieri praticamente. Vengono liberati i passaggi per arrivarci. Però sono a livello 50, quindi avevamo ancora i Pokémon intorno a livello 40. Ho preferito andare ancora un po' avanti, fare l'evento con il Team Rocket, fare il percorso che ci portava a Boreduopoli. Così almeno da allenarci un po' i Pokémon. Quindi detto ciò iniziamo. Andiamo contro Cobalion, che è il primo. Eccolo qui. A wild Cobalion appear. Andiamo di Nuzzle, come al solito, così da paralizzarlo. Retaliate, che lui ha Nemesi, mi sembra sia Retaliate. Andiamo di Tuono Pugno. Facciamogli un po' di male a questo Cobalion. Takedown, che si è fatto male a sua volta. Lui ha takedown, quindi bisogna stare attenti. Io inizierei quindi sin da subito a catturarlo ora, perché se ha takedown, potrebbe essere un problemino. Tra l'altro le Heavy Ball scarseggiano, quindi dovremmo andare a prendercele. E adesso riusciamo a prenderlo subito con vita gialla e paralizzato? No. Metal Burst, ok. Tra l'altro noi non abbiamo Pokémon tipo spettro, quindi non possiamo nemmeno metterlo davanti per annullargli il riduttore. Andiamo ancora di Nuzzle, tiriamogli un po' giù la vita. Ancora Nuzzle. Ok, basta, vita rossa. E rimane paralizzato. Direi che va bene così. Heavy Ball e andiamo. Dai, Heavy Ball e vediamo un po'. Perché se tutti e tre hanno riduttore potrebbe essere un problemino. Cacchio, speravo di averlo preso subito al primo colpo. Vai, Heavy Ball, di nuovo. Vediamo un po'. Niente. Fortunatamente continuo a usare questo Metal Burst e non riduttore, così che non si suicide. E andiamo. Primo Pokémon preso entro i primi 5 minuti di video. E così abbiamo anche il nostro bel Cobalion. Tipo lotta metallo. Cioè, lotta acciaio, scusatemi. Lotta acciaio.
il primo Pokémon è stato preso. Quindi andiamo a tirare un bel save. Eccoci qui. E per il secondo direi di andare da Terrakion, che mi sa che quello sarà quello un po' più difficile perché non potremo paralizzarlo. Per Terrakion bisogna andare ad Icirrus qui, i Cirrusiti, perché bisogna andare al Monte Vite, nelle Twist Mountain. Quindi tiriamoci una curetta qui al centro Pokémon. Ecco fatto. E bisogna ritornare nella Twist Mountain, però non preoccupatevi, non ci perderemo. E metteremo subito un repellente, perché non voglio essere interrotto da 350 Pokémon selvatici. Però questa è la Big Nugget che abbiamo preso nello scorso episodio. Ecco qua, Max Repel. Non l'ho ancora venduta. E per fare ciò dobbiamo ritornare qui. E dovrebbero esserci libero il passaggio esatto per quella grotta di sotto. È lì che si trova Terrakion. Finalmente abbiamo aperto la caverna. Ora abbiamo bisogno solamente di esplorarla. La esplorerò io per voi. Qui dentro si possono trovare dei Pokémon selvatici, ma sono gli stessi del Monte Corona. Ok? E qui abbiamo Terrakion. Terrakion sarà a posto. Terrakion sarà molto tosto, anche se potrei mettergli Unfezant davanti alla fine. Ci potrebbe stare, lui è tipo lotta terra. Salviamo davanti a lui. Ecco fatto. E andiamo, proviamo a catturarlo. Ci sono tattiche estremamente migliori per poter catturare Pokémon che non possono essere paralizzati. È banalmente avere qualcuno che li addormenta, avere qualcuno che gli diminuisce la precisione. Cioè, ci sono le tattiche, solo che io non ho i Pokémon attualmente per poterlo fare. Andiamo di breccia, così da tirare giù subito metà vita. Ok, e iniziamo a tirargli le ball. Iniziamo con una level ball prima, perché mi sa che la heavy ball, le heavy ball teniamole per quando arriverà vita rossa. Prima andiamo di level ball così, giusto per saggiare un po' il terreno, perché stiamo battendo Terrakion, no? Ok, takedown ha fallito, buono. Andiamo di level ball. Non posso colpirlo con altri attacchi con Pikachu perché o non avrebbero effetto o morirebbe con un'altra breccia. Cacchio, se l'avessimo catturato subito con una level ball sarebbe stato bello. Allora, tipo terra e lotta. Andrei di Unfezant. Ah, però lui tra l'altro ha un attacco di tipo roccia, l'ha fatto vedere proprio prima. Andiamo di attacco rapido. Un po' di chip damage, ecco appunto Rock Slide. Un altro attacco rapido. Portiamo la vita rossa. Ecco fatto. Si toglie anche un po' di HP lui, va bene. Ed ora sta tutto nel tirare una marea di ball. Mandiamo Crocodile. Anche se lui dovrebbe avere Spada Solenne, no? La sua signature move. E Spada Solenne me lo shotta probabilmente questo tipo. Andiamo però ora con le Heavy Ball. Vita rossa. Non paralizzato purtroppo perché non possiamo paralizzarlo. Però Heavy Ball. O meglio, tecnicamente, eccola qua, Spada Solenne. One shottato, lo sapevo. Però tecnicamente potremmo paralizzarlo se avessimo corpo scontro. Con corpo scontro potremmo paralizzarlo. Mandiamo Pignite, ma tanto mi shotta tutti lui, eh. Dobbiamo sperare di catturarlo con le Heavy Ball, altrimenti si va di reset. Takedown, fortunatamente fallisce. Heavy Ball di nuovo. Bene così, bene così. Facciamo un cin cin signorile con il nostro tè delle 5, guarda qua, tac. Ah, questo invece è roccia. Roccia lotta, non terra lotta, ok. Ricordavo fosse terra lotta anche perché si chiama Terrakion, voglio dire. No, Pignite, non ti puoi evolvere, anche se te lo meriteresti. E abbiamo preso anche il buon Terrakion, quindi a questo punto possiamo volarcene con un bel Unfezant completamente esausto, ma lo sfruttiamo per volare. Ce ne voliamo qui. Anzi no, qui. Anacrine City. Ci si arriva prima da Anacrine City, se non sbaglio. Curiamoci. Ecco fatto. E ne manca solo uno dei tre moschettieri. Tra l'altro, curiosità, appunto, la sesta generazione di Pokémon, sapete che è basata sulla Francia, no?
ed è stata teaserata proprio da questi leggendari, i tre moschettieri. Ti hanno messo i tre moschettieri nel gioco precedente per darti un indizio sul fatto che la prossima regione sarebbe stata basata sulla Francia. Allora, andate di qui. E qui vi ricordate che c'era un tipo che tra l'altro eravamo riusciti a buggare per passare e avevamo infatti visto subito Virizion. Qui c'è ora il tipo non c'è più e possiamo passare. Qui si incontrano gli stessi Pokémon selvatici che si incontravano nelle altre zone, quindi c'è in questa zona, quindi niente di che. Fatemi passare. Mentre Virizion è Erbalotta. Stesso typing di Breloom, per esempio. Eccoci qui, l'avevamo già visto prima, o meglio all'inizio di questa regione. Andiamo a salvare. Davanti a Virizion e vediamo se riusciamo a prenderlo. Dopo aver catturato Virizion, vi dirò chi è il mio preferito tra questi tre moschettieri. Allora, andiamo di Nuzzle. Non è molto efficace, ma non chiedo altro, voglio solo la paralisi. Sacred Sword, io vado poi di Thunder Punch. So che non è molto efficace, ma meglio così. Brutto colpo questo, cacchio. Ho già visto come erano diminuiti gli HP, che era un brutto colpo quello. Alla faccia. Ed ora andiamo di Fastball. Eccole qui. Per Virizion. Beh, non mi posso lamentare. Al primo colpo. Certo, Vita Rossa paralizzato, quindi il massimo della probabilità di cattura. Pikachu a livello 70, attenzione. Grassland Pokémon. Eccolo qui, preso. Bene, ed ora che li ho catturati tutti e tre, mentre salvo per l'ennesima volta, vi posso dire che il mio preferito tra questi tre è Virizion. Ok? Sono indeciso tra Virizion e Terrakion, mi piacciono entrambi. Cobalion è quello che mi piace un po' di meno, sinceramente. Però direi più Virizion, ecco. A questo punto noi possiamo volarcene di nuovo. E qua non compaiono più i nomi delle città, mannaggia loro. Percorso 16, percorso 12, che okay, questa era Spiraria e quindi tu sei Boreduopoli. Vogliamo a Boreduopoli, perché il video non è di certo finito qui, a dopo Elusive City, perché adesso ci esploriamo pure tutta Elusive City. Ok? Quindi facciamo metà video, siamo arrivati quasi a 15 minuti di video, sono occupati dai tre moschettieri, trovarli e catturarli. Qui abbiamo il nostro Shiny. Il nostro Dirling Shiny, che andiamo subito a metterci in un altro box, direi vicino ai Pokémon di Ash, tanto non lo utilizzeremo mai. Eccoci qui. Mettiamolo qui. Perfetto. E abbiamo anche i nostri tre moschettieri da andare a vedere. Eccoli qui. Allora, Cobalion. Primo. Lottacciaio. Come mossa, Nemesi. Metal Burst. The user retaliates with much greater power against the target that last inflicted damage on it. Ah, ecco perché non aveva effetto, perché dovevamo prima colpirlo. Ok. Takedown e Sacred Sword. Sacred Sword è potentissima come mossa ed è la loro signature move. È la loro mossa peculiare. Poi abbiamo Terrakion. Eccolo qua, bello. Un bufalone incredibile, guardalo qui. Stesse mosse come Retaliate, Takedown e Sacred Sword, cambia solo che ha Rock Slide al posto di Metal Burst. Ed infine Virizion. Eccolo qui. Retaliate, Takedown e Sacred Sword e Giga Drain come mossa sua. Andiamo quindi a metterle al loro posto. Abbiamo Cobalion al 638. Eccoci qui, 638, quindi te ne vai, anzi no, te ne vai qui. E gli altri ovviamente saranno vicino a lui. Quindi Terrakion, 639. Eccolo qui. E Virizion, che sarà 640, appunto. Ecco fatto. Ne abbiamo un bel po' di leggendaria, mancano Reshiram, sicuramente Keldeo probabilmente sarà qui, e
E poi credo basta Victini, che è il numero 1. E dai, oh. Non siamo affatto messi male qui. Quindi iniziamo ad esplorare questa cittadina, questa Bore Duopoli. Che nei giochi base qui ci dovrebbe essere l'ultima medaglia, se non sbaglio, l'ultima palestra, tipo drago. Dove però le abbiamo già prese tutte le medaglie, quindi chissà cosa ci sarà in giro. Essendo questa comunque la città di tipo drago, metterò avanti Oshawott per sicurezza, che ha un bel georaggio pronto da tirare ai Pokémon tipo drago. Non abbiamo molti visitatori qui. Benvenuto, grazie, caro ragazzo con i capelli blu. Maybe you can help. Attenzione, questa ci sfida. Magari può aiutare. Shennon. Ma nel campo Zweilous? Ah, non abbiamo ancora visto Zweilous, così come la sua evoluzione. Dragon Rush ci fa malissimo, anche noi però con Ice Beam facciamo altrettanto. Ma non possiamo fare più di tanto con il povero Oshawott perché si è già preso un colpo troppo forte in faccia. A questo punto contro Zweilous manderei Devanne. Dragopulsar lo regge ed è pure un colpo critico. Andiamo di Excessor. Super efficace. Ah, perché non è Drago Psi? È Drago Buio lui, è vero? È vero che è Drago Buio. Eccolo, è Dragon. Andiamo di Excessor ancora. Super efficace. Minchia. Distruttiva di Vanni. E un giglionino alla fine. Così ci siamo beccati nel Pokédex anche le evoluzioni di Deino. Deino che mi sembra non abbiamo ancora trovato, o sbaglio? Non dovremmo aver ancora trovato Deino, no? Andiamo a curarci. Che qui gli allenatori sono davvero tosti. Diamo un'occhiata un secondo nel Pokédex per vedere se abbiamo Deino. Qui, Pokédex di Unima. Ok, andiamo giù, andiamo giù, andiamo giù. Vediamo un po' dov'è Deino. Dovrebbe essere più o meno in fondo. Allora, eccolo qui. Infatti Deino non l'abbiamo nemmeno proprio visto. Nemmeno catturato, neanche manco visto. Ok. Salve. Il villaggio dei draghi è vicino qui. È vicino a questo posto. But I can tell a stranger exactly where it is. Ma non posso dire a uno straniero esattamente dove sia, giustamente. Il villaggio segreto, il villaggio dei dragoni, il villaggio dei draghi. Sei qui per la Lega? È a nord di qui. Grazie per l'informazione. Sappiamo che la Lega non è a Bore Duopoli, ma è a nord. Sono venuto qui da Sinnoh per aprire il mio primo negozio. I had no idea they combined with the centers here. No, poverino. Non avevo idea che i market ora fossero fusi a Pokémon Center. Questo è il mio ultimo prodotto. Tieni. E ci dà una cell battery. No, questo qua ha fallito. Totalmente. Andiamo a esplorare ulteriormente queste città. Lì sopra vediamo Iris, tra l'altro. I can't believe I ordered too many of these. I'm just giving them away to get rid of them. Ok. Ne ho ordinate troppe e ci danno Float Stone. Va bene. Dryden may be gone, but I can help you prepare for a fight against him. Vuoi imparare Dual Chop? Dual Chop? No, grazie. Dryden penso sia il capo palestra che era prima qui, no? Infatti lì c'è una palestra. Ora però non c'è più. Benvenuto a casa mia, per favore, prendi questo e vattene. Ring Target, va bene, ok, lo accetto. Cos'è che fa esattamente Ring Target, però? Vediamo. Moves that would otherwise have no effect will land on the Pokémon that holds. Ah, interessante! Aggira il fatto che alcune mosse non abbiano effetto su alcuni Pokémon. Salve Guido, puoi illuminarmi? Dryden is not taking any challenges right now. Niente, non puoi illuminarmi, c'è solamente che il capo palestra non accetta alcuna sfida. Dryden must be thinking hard about his last battle. He's already left for training. Attenzione, a quanto pare ha perso l'ultima battaglia, credo. E ha lasciato tutto per andare ad allenarsi. Qui c'è magari uno strumento invisibile, eh? Non sembra. Non posso entrare in questa casetta, nope. Qui c'è una bella fontana. Salve. I wonder what I should do? I don't have enough badges yet and the gym is closed. Attenzione, questo non ha abbastanza medaglie e la palestra è chiusa, non so più cosa fare. Take the time to appreciate what's around you. Someone made it what it is today. No matter how small it seems. Ok, niente, ci c'è. Prenditi tempo per apprezzare quello che vedi intorno. Qualcuno le ha fatte quelle cose. Per quanto piccole siano. Qui dentro non c'è nulla. E credo che abbiamo visto tutto.
Conosci Iris? È una mia buona amica, sì, la conosco, l'ho anche battuta più volte, anche se mi continua a offendere dicendo che sono un ragazzino. Dryden's house is the one with the yellow hedges in front. Ok, è quella con qualcosa di giallo in fronte, qualcosa di giallo di fronte. Le hedges non so cosa sono però. Vediamo se la trovo quella casa di Aiden, di Dryden, con qualcosa di giallo. Perché per adesso mi sembrano tutte uguali, sinceramente. Niente, non vedo differenze tra queste case e le altre. Cioè, non vedo differenze, appunto, nelle case. A questo punto possiamo andare a sfidare Iris, che ne dite? Abbiamo davanti Oshawott. Vediamo cosa riusciamo a fare. Sei qui per la Lega, vero? I'm also going to guess you wanted to challenge Drayden. Volevi anche sfidare Drayden? Yeah, mi dispiace. Ha combattuto contro di me? E ha lasciato tutto appena dopo per fare un po' di allenamento. Potrei anche aver perso. I may have lost, but maybe I can be a suitable Dragon Master replacement. Potrei anche aver perso, ma potrei comunque essere una sostituta al rango di Drago, Maestro Drago, credo. E quindi ha perso Iris. E Drayden si è andato ad allenare. Potete illuminarmi su questa parte dell'anime, perché non ho ben capito cosa sia successo. Perché avrei capito se appunto Drayden fosse andato ad allenarsi in seguito ad una sconfitta subita. Invece qui Iris dice che è stata lei a perdere. Quindi boh. Ice Beam danno 4 per, direi che va più che bene. Flamethrower lo reggiamo, vero? Sì. Minchia, Oshawott che sconfigge un Dragonite, ragazzi, mi sa che non l'avete mai visto, eh. Un Oshawott sconfiggere un Dragonite di pari livello, tra l'altro. Qua devo cambiarlo però contro Emolga e mandare Crocodile. Una bella sassata. Peccato che non sia morto, mi ha pure usato attrazione in Famella. Andiamo di Break Break. Buono. Poi Excadrill. Contro Excadrill io userei tranquillamente ancora Crocodile e andrei di terremoto. Eccolo il cittone. Vai. Terremoto. Addio Excadrill, è stato bello. A mai più rivederci. E abbiamo sconfitto Iris. È stato pessimo. No, non è stato pessimo, anzi, that wasn't bad. Ok. Seems like you would have beat the Drayden. Sembra che tu avresti potuto sconfiggere Drayden. Quindi potresti anche essere pronto per la Lega. Però non perdere troppo velocemente. You may as well take this too. Potresti anche prendere questo. Potrebbe aiutarti. E ci dà Dragon Tail, che non è niente male. Grazie per questo MT. Io ora mi fondo di nuovo al centro Pokémon per curarmi. Ecco fatto. E a questo punto dovremmo essere liberi di poter andare alla Lega Pokémon. Qui sopra. Eccola qua, Vettress City. Se non sbaglio, Vettress City, tra l'altro, è una location esclusiva dell'anime, non esiste nei videogiochi. Che Pokémon si incontrano qui? Giusto per. Oh, che culo! Blitzel che non abbiamo. Direi di prenderlo. Direi di prenderlo assolutamente. La Lega ovviamente la faremo nel prossimo episodio. Dedicheremo un episodio completo alla Lega Pokémon di Unima, come è giusto che sia, come ho fatto anche per le altre Lega Pokémon. Ecco qua. Abbiamo preso il buon Blitzel. Quindi per adesso esploriamo un po' questo posto. Oh, sei un giovane allenatore. Eccoti un consiglio. Status moves may not deal damage, but they can allow you to do more later. Ok, grazie per il consiglio. Va bene. I wonder if I can use my secret weapon. Cosa? La tua arma segreta, cosa dovrebbe essere esattamente? Salve. A Scraggy piacciono i fiori un po' troppo. Perché, scusa? Non dovrebbero piacere i fiori. Che okay, qui abbiamo i soliti negozi, quindi il negozio di bacche. Qualcuno dovrebbe essere il negozio degli incensi, qui abbiamo il negozio delle bibite. Quindi tu sei magari il negozio degli incensi? Sì.
Dai, soliti negozi. Questa volta però il negozio del Team Rocket non c'è più. Quel negozio mi sembra vuoto. Cosa ne pensi? Enfatica. Questa ragazza prima diceva che il negozio gli sembrava strano quando c'erano il Team Rocket in mezzo. Adesso invece dice che le sembra vuoto, giustamente perché non c'è più nessuno. Oh, Stoutland! Da prendere anche lui. Non abbiamo Erdier però. Ci mancherebbe il livello intermedio. Lo stadio intermedio, anzi. Adesso riusciamo a prendere Stoutland. Buono, buono così. Facciamoci qualche giretto qui nell'erba alta per vedere se riusciamo a prendere altri Pokémon di quinta generazione per rimpolpare il nostro Living Dex. Mentre così anche Oshawott si prende qualche punto esperienza gratis. Eevee, no grazie, abbiamo già tutte le evoluzioni. Quindi non ci serve. Diamo qualche altro tentativo. Oh, Zubat, altro Pokémon che non abbiamo. Prendiamolo. Ecco, se volete catturare dei Pokémon che si trovano qui, o se volete in qualche modo usufruire dei negozi, o volete livellare dei Pokémon, per qualsiasi motivo volete fare qualcosa in questa zona, fatelo prima della Lega, prima di affrontare la Lega Pokémon, perché poi come succede anche per tutte le altre, come è già successo anche per tutte le altre zone della Lega Pokémon, delle altre regioni, ma tra l'altro appunto qui non posso più usare la Quick Ball perché è passato il primo turno, andrea di Surf. La Lega scompare, la zona della Lega scompare dopo la vittoria appunto sulla Lega Pokémon. Ok, vita rossa, andiamo a tirargli una bella Level Ball. 10 livelli sotto dovrebbe avere un bel bonus la Level Ball, e invece a quanto pare no. Andiamo ancora di Level Ball. Quindi ecco, vi dicevo, se volete fare qualcosa fatelo prima di affrontare la Lega, perché poi come al solito questa zona sarà inaccessibile. Altro Air Slash, beh, sostituiamo Oshawott allora, perché ucciderlo così, poverino. Ma andiamo Pikachu davanti. E poi andiamo lì. Magari Ultra Ball. Vediamo se riusciamo a prendere questo Zubat. Effettivamente, ragazzi, pensate senza le Velox Ball quanto sarebbe stato più lento catturare tutti i Pokémon. Cioè, le Velox Ball un buon 90% di Pokémon, se non di più, te li tira via di primo turno, cioè li incontri, li catturi. Guardate invece quanto diventa difficile catturarli senza il bonus della Velox Ball. Cioè, immaginate lo Stoutland di prima. Immaginate Excadrill. O Gigalith. Cioè, tutti quei Pokémon che abbiamo catturato con la Velox Ball così, in un batter d'occhio. Oh, finalmente abbiamo preso questo Zubat. Finalmente. Perfetto. Zubat, aggiunto al Pokédex e aggiunto anche al Livindex. Tiriamo un bel save. Ecco fatto. E cerchiamo ancora. Vediamo un po' chi salta fuori. Ancora uno Stoutland. Facciamo fuga. E direi anche un attimo di andare a fare una capatina al centro Pokémon. Così da curarci i Pokémon. Eccoci qui dentro la Lega. Possiamo anche parlare a queste persone. Vediamo cosa vogliono. Vediamo se hanno gli stessi dialoghi delle altre volte o se ce n'è qualcuno che magari è diverso, eh. Diamo un'occhiata. A questo dice il mio Garbodor corroderà ogni chance di vittoria, ogni tua chance di vittoria. I think I'm gonna lead with Slowking. What do you think? Questo inizierà con Slowking, anzi con, sì, con Slaking, non Slowking, Slaking. Don't feel bad, just have fun, ok? Non preoccuparti, divertiti. Questo è Pinite, sì. Pinite and I have this for sure. Niente, questo vincerà sicuramente con Pinite. Dimenticati delle battaglie, questo è il solito che dice dei negozi. Questo è il solito che dice appunto che non può permettersi niente, però non può permettersi di perdere perché mamma sta contando su di lui. Questa dice che non è una partecipante, è qui solamente per un po' di divertimento. Vuoi avere un po' di divertimento con Ash? Sicura? Non vuoi avere un po' di divertimento con Ash? No, a quanto pare no. Andiamo a fare altri, dai, ultimi tre tentativi in questa erba alta per vedere se salta fuori un Pokémon nuovo. Vediamo un po', eh. Zubat di nuovo, che abbiamo penato per catturare. Via. Ah, non mi fa andare via? Dai, su. Ma sei stronzo, eh. Oh, grazie.
Meglio cambiare Pokémon davanti. Mi serve qualcuno di veloce. Mettiamo un Frieza. Ecco. Così possiamo fuggire in scioltezza. Zapstriker ce l'abbiamo già. Però qui abbiamo preso Blitzel. Niente male. Così abbiamo completato la linea evolutiva. Ultimo tentativo. Vediamo chi salta fuori. Eevee. Niente da fare. Fuggiamo con l'Infernano. E ultimissimissimo tentativo. Vediamo un po' chi esce. Sto utilizzando di nuovo, ok, basta. Mi sa che abbiamo preso sicuramente tutti i Pokémon comuni. Magari ce n'è qualcuno raro che non abbiamo trovato. Però i Pokémon più comuni qui dentro li abbiamo presi. E a questo punto, tiriamoci un'altra curatina per Oshawott, così da prepararci direttamente al prossimo episodio in cui sfideremo la Lega Pokémon, quindi non perdetevelo. E andiamo a sistemare i Pokémon che abbiamo preso ora. Quindi Blitzel, prima di Zebstrika, che... Dov'è finito Zebstrika? What? Dov'è il mio Zebstrika? Da solo io non lo vedo. Che numero è Blitzel? Scusami, 522. 522, quindi è qui da qualche parte. Che strano. Ah, è qui, non lo vedevo. Sono accecato, ragazzi. Sono completamente accecato. Allora, Stoutland vai qui. E Sfubat invece... vicino a Wubat. E Wubat è qui. Ecco fatto. Altri tre Pokémon aggiunti al nostro Livindex, che si amplia sempre di più. Bene così. Ecco fatto. A questo punto direi di metterci qui fuori e concludere così il video. Vi ringrazio per aver seguito questo video. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto e di commentare facendo sapere chi tra i tre moschettieri preferite. Cosa vi aspettate dalla Lega Pokémon? Perché domani ovviamente andrà in onda l'episodio in cui affronteremo la Lega Pokémon e vediamo se effettivamente finirà la nostra avventura ad Unimo o ci sarà qualcos'altro da fare prima. E iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!